Siamo in compagnia di Ciccio Turi, patron di El Tapas de Poldo, e celebriamo quest'oggi l'arrivo di una nuova presenza qui all'interno della vostra brigata, ovvero quella di Pachi Gissi. Sì, buonasera, intanto sono onorato di avere con noi Pachi, Pasquale Gissi, fa parte della nostra squadra ormai da qualche giorno e sono lieto di questo cammino. Logicamente si parlava di integrazioni per questi ragazzi, io mi è stata proposta questa situazione sia dai familiari, da qualche amico. E quindi ho accettato velocemente perché sono favorevole a questa integrazione di questi ragazzi diversamente abili. Ecco, soggetti con diverse abilità Con che però diverse abilità. possono dare sicuramente il loro contributo all'interno di una squadra collaudata. Certo, sì, infatti con Pasquale è bello l'approccio che abbiamo avuto inizialmente perché con i ragazzi abbiamo deciso di fargli fare l'accoglienza ai nostri clienti quando arrivano e al momento sta rispondendo bene, anche se ha molta voglia di fare ancora, quella di sparecchiare, di apparecchiare, però con molta calma stiamo lavorando su questo fattore. Un'iniziativa lodevole che speriamo poter contaminare positivamente tante altre attività. C'è seriamente bisogno di inserire soggetti diversamente abili nel mondo del lavoro e talvolta le istituzioni e la burocrazia diventano un pochettino ingombranti. Quindi lodevole il vostro gesto e soprattutto il gesto di tutti coloro che piglieranno l'esempio del Tapas de Poldo. In bocca al lupo. Grazie e crepi.